Ragazzi, buongiorno e buona domenica. Siamo Yuri e Lilo. Oggi stiamo in coppia e continuiamo Devil Within. Stiamo col secondo episodio, continua. E una cosa importante, sono riuscito a togliere diciamo che c'era il parametro per che toglieva La le sensibilità delle persone. Sì, che toglieva le scene più violente, sta roba qua. Allora, noi eravamo rimasti qua col buon Castellanos e dovevamo andarsene perché il dottore. Scusate un attimo, mi sono lasciato il volume in TV, sì? Leva. Se no sentite doppio, più che altro il volume del gioco. No, nasconditi. Magari spegna la luce. Non c'è niente per il momento, però dobbiamo stare molto attenti. Però mi sa che ho lasciato qualcosa sopra. Ah, è vero, non curiamo troppo che questo. Comunque, ragazzi, allora, se vi va, ci potete seguire su tutti. No, non è il momento di bere. Su tutti i nostri canali social ci trovate dappertutto. Basta scrivere Alpha Gamers. Stiamo in ogni dove. Vi lasciamo il link in descrizione. Esatto. E ovviamente, come diciamo sempre, se avete Amazon Prime, potete abbonarvi gratuitamente sul nostro canale. Qui su Twitch. Ok, qua pare che non. Questa cosa l'ho fatta. E occhio. No, non mi dica che mi ha visto. Basta te. Spegni luce. Quanto cazzo sta poi? Ah, mi sa c'è tipo. Mi dovevo dai coglioni. Da qui non ci devo stare. Madonna, con che violenza. Poi che vi volevo dire, ragazzi, una cosa importante. Ah, se vi fa piacere, noi lasciamo il link con la nostra PayPal dove potete fare le donazioni. Ovviamente useremo le donazioni per potenziare e migliorare il canale. Magari con schede d'acquisizione. Perché poi in futuro ci piacerebbe magari aprire un canale anche per Lilo, dove magari fa delle streaming su Nintendo Switch o cose del genere. Comunque useremo tutto per il canale eventualmente. Se vi fa piacere, se non vi pesa troppo. Cazzo, nasconditi! Ma la luce? L'ho spenta, accesa. Ma si spenge in automatico. Ma quella è vestita da poliziotta. Ma che cazzo so? Sarà tipo. Guarda che brutti scarafaggi in 2D schiacciati. Schifo. Scarafaggi già schiacciati in 2D. Schifo. E strani soprattutto. Oddio. Ma che c'ha questo? C'ha gli occhi che gli brillano. De luce propria. Sì, col filo spinato. L'altra volta ci hanno beccato prima che chiudevo la live sotto al letto per il semplice fatto che ci hanno visto proprio andare sotto al letto, quindi è normale. Però vedi, se ti ci nascondi da prima e ti dice bene. Mo' la cosa difficile sarà prenderli da dietro e dargli una zaccagnata. Quello sarà molto complesso. Allora. Ah, poi ragazzi, ovviamente se vi fa piacere scriveteci in chat, ci facciamo anche una chiacchiera. Tanto c'è Lilo come sempre a gestire la chat. Porca troia. Che ha la testa sulla lampada, sto Madonna, è ten. gigante. Forse è bassa la. Non lo so, boh. Io non so in che momento uscire per cercare di svignarmela, sinceramente. Vorrei preservare più colpi possibile. Possibili. Però mi rendo conto che se questi fanno avanti e indietro davanti alla porta. Allora, mo facciamo una cosa. La poliziotta tanto è andata via. Se questo. No. Levate dai coglioni. Questo, cioè, stai
Hai ballato? Abbassati. Ok, e ce lo siamo tolti dai coglioni. Adesso la poliziotta, questa è entrata qui? È entrata proprio dentro la porta, quindi vabbè. Meglio, non c'è. No, che è? Aspetta, ma se sta arrivando qualcun altro, mi ha visto. Mi ha visto. Dai, esco io. No, mi prende Madonna, che prepotenza. lei. Oh. Ho capito, manco mi fai mirare, santo Dio. Ok. La mira prima di tutto. Però il problema è che abbiamo fatto. No! Ma c'è mezza testa. E va giù, vaffanculo. E te do fuoco subito. Però il problema è che abbiamo attirato anche altri, ecco. Appunto. Merda. Stiamo un po' non messi benissimo. Allora, la siringa ce l'abbiamo. Vai, usa. Ok. Ce l'abbiamo un'altra? No. Vabbè, se la famo abbastanza. Sì, per forza, perché. Pensavo che era un'altra cura, invece no, il barattolo. Vediamo una cosa verde. Spegni un po' sta luce. Però poi non vedo una sega io. Guardali! Oddio, non so se toglierla, perché potrei attirarli qua e fargli scoppiare, capito? La lascio, dai. Passa sotto. Così magari se questi stanno giù le merde. Vediamo se stanno giù. Ma scusa, ma non c'erano tipo le scale? Vai, apri tutto. Fiammiferi. Piccola fiammiferaia. No, Madonna. ma seriamente, ma non c'erano tipo delle scale. Dove cazzo stavano le scale? Scusami. Ma boh, allora entriamo qui. Qui dove stavamo prima? Un po' labirintico sto cazzo di posto, aspetta, e poi alla fine. Dici dopo scorno e nulla dovrebbe essere. Appunto. Occhio. Senti, vaffanculo l'agilità e. Ecco là stanno le scale. Corri! Questi sicuramente stanno qui sotto. Mo' io faccio una bella cosa. No! Invece non c'è nessuno. E allora andiamo a recuperare la bombetta, dai, che ci possiamo fare i ritardi per la balestra, tipo. Allora. Perché ando ma vicino? Vabbè, che sta gente sui barconi, vedi? Quello è tipo un cecchino. Da qua è inutile che gli sparo perché non lo Non prendo. arrivano. Non arrivano fin là. Bam! La calma. Si risolve tutto. Qui non c'era niente, se non posti per nascondersi. E stava qui. Ok. Tra l'altro noi abbiamo ancora una bomba a mano, sì. Vabbè, lasciamola per le cose. Pure la dinamite oltretutto. Addirittura. Vabbè, sì, che appena passavi ti faceva esplodere. Mo' purtroppo non c'è un nemico per provarlo. Chissà se sparo alla dinamite se esplode. Però vabbè, adesso non lo voglio fare, ovviamente. Quindi, ricapitolando, andiamo qui. Poi, andiamo. Dove stava la porta? No, qua no. Qua che c'era?
Ah, c'erano qui le scale. Merda. Vedi, potevamo attirarli, invece è andata malissimo. Tra l'altro vedo delle luci fuori, quindi forse ci stanno cercando. Bel problema. Ma chi è che grugnisce così? Chi è che grugnisce urlando? Citazioni. Aspetta, però. Sbrigati a dargli fuoco. Sento camminare. Senti? Hai sentito? Siringa e cervello. La siringa se la famo subito. Facciamo subito una siringata. Ok, sto cercando di capire dove stanno più che Andare. altro. Dove andare, dove stanno? Ah, stavano qui, sentivo camminare qui. Usciamo un attimo. Aspetta, qua c'è la trappola, non mi fido. Facciamo il giro. Ma senti pure te i grugniti. Sono un po' Ah, invenanti. qua non posso entrare che c'è sta la bomba, quindi scoppiamo tutti. Tanto cervelletto, cervelletto. C'è un occhio che... C'è qualcuno lì dentro per forza. Ma lì, ma non ci siamo andati, scusami. No, qui evidentemente no. Allora... Però Credo di no. noi siamo venuti da qua. Quindi la bomba dovrebbe stare qua. Si dà la luce rossa. Eccola la maledetta. Disinneschiamo. Mamma mia. Vai. Ok, Paura. mo ti puoi alzare e spacca tutto. Allora, qua se famo una corsetta, magari meno, cioè, spacca tutto, giusto perché non si devo Fasi far sentire, resistici. lo stilt, signore, stilt è una ceppa, perché questo, tra l'altro, oh, un'altra siringa, ottimo. Tra l'altro troviamo dappertutto, come si chiamano, le bottiglie vuote, no? Aspetta un po'. Sì, qui potevamo guardare fuori. Madonna, i pixel della finestra sono proprio Pixelati. super pixellato. Ah, vedi, qua possiamo dar fuoco. No! Ma come... Vabbè, a parte mi ha fatto quasi niente di danno. Stavo lontano perché... Allora, se c'è un occhio vuol dire che ci vede bene. No, che... Ma prendi l'accetta grande! Ma io dico, santo Dio, c'è l'accetta grande, prendi quella piccola. Ma... E te pensi che sono stupido? Ho visto. Chi pensi che sta a parlare? Allora, sta scala... Vai, un bel calcetto. Allora, noi volendo là possiamo dare fuoco, però tanto non è prende fuoco la struttura, quindi per il momento è inutile. Ma qui non c'è nulla. Accendini. Sì, accendini fiammiferi. Un'altra bomba? Ma stiamo a trovare troppe cose. Non va bene, non va Sì, bene. questa non prende già niente di buono. Mamma mia, questo poi 2 metri è stanco. Probabilmente. Allora, ci stava una... Dov'era la scala? Lì c'è una scala per scendere.
Ma che è sto coso? C'è anche una scala per salire. E dove vai? Sui palafitte. In soffitta. No, sul tetto. Sì, sono... oh mia bella Madonnina. Ecco, a posto. Ah. A posto, via. Poi, ok. No! Equipaggio un attimo, carica. No, uno avanza. Fiammiferi avanzano. Cervellone. L'altro sta foto inquietantissima. E scendiamo, non c'è altro. Ma c'è un elicottero, un aereo, che roba. No, perché sentiva la musica e si faceva sempre più forte, invece era un aereo fuori, beh. Aspetta, davanti. C'è tipo un avamposto con una scala. Aspetta, facciamo una cosa di testa. Prima andiamo giù. La parte sotto del fienile. Vediamo che cosa c'è. Magari troviamo altri oggetti interessanti, no? E poi dopo usciamo di fuori e andiamo avanti. Ma scendi. Ma sti rumori, sti grugniti si fanno sempre più forti. Di maiali, che roba è? Tanto troviamo. Madonna, è demoniati. Maiali, sono maiali veramente. Ma che faccia hanno, scusa? Oddio, poverino. Ah, io non li tocco questo. Spero, voglio vedere che faccia. Ma che faccia è? Vabbè. Ma. Perché? Là, lo vorrei colpire, però poi ho paura che prendi i maiali, quindi. Quindi no, lascio perdere. Ma che è? Ma qua è tutto chiuso, che c'è? Ma che so, cadete, che roba? C'è un bestione legato. Bestione legato. Famosi cazzi nostri, vai. Ciao amici maialini. Vabbè, questo no. Ah, sto controllando se c'è qualcosa da prendere, ma effettivamente. Vista l'ultimo, se no esplodiamo insieme i maialini. E Soprattutto per salvarli. poi alla fine esplodiamo questo. L'ultimo secondo. Allora. Tanto vediamo qui dietro cosa c'è. Sì, visto. C'è un baule. Aprire gli scrigni, comandi informazioni. Tieni premuto A. Apri completamente uno scrigno per scoprire cosa contiene. Se lo scrigno contiene una trappola, aprilo parzialmente per disattivarla. Come faccio a sapere se c'è una trappola? Eccola. Però come faccio a disattivarlo? Esplosivo dardo. Dardo esplosivo. Balestra agonia. Ancora sta balestra. Sì, ma ancora non abbiamo trovato sta balestra. Pistola
Però ho trovato le munizioni per fucile. Vi prego, datemi un fucile. Soprattutto con quel coso là dentro chiuso. Maialini, scappate finché siete in tempo. Ve lo dico io. Adesso col piccone. Sì, ma tanto si sveglia, quindi. Guarda la Sei merda. Questo arrivato. lo so io come lo gestisco. Facile, facile. Olè. Però Botta secca. siccome è monouso, lui in mezzo al fuoco non gliene frega niente. Mi sembra di aver visto un'altra accettina qui dentro. Non mi ricordo di preciso dov'era. Eccola. Che questi ammazzano subito il nemico. Però sì. Viene immediatamente distrutta. Ok, ah, c'è qualcuno lì? O no? Ma quando sai mai andare sopra o sotto? Sotto c'è una trappola. Sai, ci porto qualche nemico. Preso un colpo. Così da solo esplosa. Forse che dubbi. Attenzione, Infatti ho sentito già. Oh, sta uscendo qualcuno dalla strada. che cazzo era, oh? Non lo so. Un uomo molto forte. Si è bendato come fa a vedere? Vabbè, un occhio io funziona. Vieni qua. Sì. Mo dovrei go io. Non era qua. Era l'altro c'è uno di spalle. C'è pure una trappola. Mo fa rumore e si gira. No, non è vero. Ehi, Vico! Saccagnata. Eh? Si è fatto ehi, Vico! Olè. Mentre rotola, fra l'altro. Ma Perché c'è. c'è più gusto. Un'altra accetta. Ecco, venite tutti qui, allegramente. Aspetta, sta più avanti. Ma a me stanno a sparare. Via! Maledetti. Beh. Ma mi devo pure allontanare perché sennò questo mi esplode in faccia. Ecco. Bravissimo. Fra l'altro ha lasciato È volata la testa. anche la torre, sì, è volata. Lui è esploso, la testa è volata. Allora, io ho sentito sparare. Eccolo, la merda. No. Guarda che maledetto. Ma c'è una mira, credi. Facciate. Intanto si risveglia. Cioè si risveglia, si rialza. Ecco. Che è sto rumore? Vieni qua, c'ho avuto un'idea. No! Mannaggia. Sì, funziona. Se dai fuoco. Pia fuoco pure quell'altra. Ma Ok.
Stanno come a me. Tac. Donna o... Oh, Madonna mia! È sceso. Ma scusa, ma non... Ok. Damogli una... Questo fuoco, che si stava rialzando. Ok. Pure in cazzotto, tanto per. Non faccio mancare nulla. Oh, meno male, i proiettili. Questi non devono mai mancare. Vediamo qui che c'è. Allora, fiammiferi. Questi ce l'abbiamo già. Siamo pieni. Ah, ma qui c'è qualcos'altro? Cassetti, no. Aspetta, lì c'è qualcos'altro. Vai, proiettili e... Diamo fuoco a questo. Così gentilmente. Sì. Almeno ci dà qualche oggetto. No, questo no, maledetto. Fra l'altro riaccendiamo e non vediamo più una mazza. La palestra! Ce Fino... l'abbiamo fatta! Allora, LT mira, spara. Beh, ok, ricarica munizioni o carica. Beh, mo, scopriamo un attimo come... Allora, intanto la posizioniamo sullo slot. Crea dardo con RB. RB, RB, ok. Con agonia selezionata. Puoi usare i pezzi di trappole per creare altri dardi. E beh, ce l'abbiamo un fottio, quindi... La bomba la mettiamo giù, ce ne abbiamo tre. E se l'altro slot ce lo lasciamo per... Ma le cure non ce l'abbiamo più? No. Allora, agonia. Quadrato, cambi dardo, ok. O c'è l'arpione o c'è questo qua che boh, penso sia esplosivo. Diamo d'arpione. Allora, vediamo... Ma che... Ah, proprio così, quindi dobbiamo impedire che i nemici vadino lì. Anche qua? Sì. Oh, un cervellone. Che cosa? Sì, che bello. Questa è Sì. fortuna. Fucile a pompa. Ok, abbiamo pure il pompazzo. Mettiamolo qui. Però equipaggia la pistola, che non è un insulto. Che era? Una bottiglia. Allora, vediamo un attimo. Qui usciamo fuori praticamente. Io mi muovo sempre piano per le trappole. Sarà qualcosa che riesca ad aprirlo. Una motosega, magari. Ma una bomba? Volendo.
Ma stanco, stanco, non gliela fa più. Questa aspettiamo a disattivarla, magari arriva qualcuno. No? Conviene. Anche perché nei pressi di un fucile. Ti sta guardando, non me ne posso andare. Giusto? Ci osserva, non possiamo andarcene. No, l'oggetto era quello. Il quadro ci osserva. Saccagni dal quadro. Boom, non so. Boh, ci osserva, non possiamo andarcene. No, non mi devo nascondere. Ma o sfondiamo la finestra. Usciamo da qui. Che comunque. Allora, dice dobbiamo trovare una motosega. E poi bastava una bomba, Voi però. cos'è? Una capretta? Forse. Ah, sì. Poverino. Non è andata bene. No, l'ho visto. Che culo. Mamma mia. No, penso che te lo faccia riprendere al più. No, noi ormai non ci frega più niente, cioè stiamo a fare più casino che mai, non ci frega più un cazzo. Però forse la bomba. Che classe, eh. Che sciccheria. Dei ganci. Ma qua ci siamo entrati? Boh, ah, ma sa di sì. Ma sa di sì. Ah, io volevo andare. Dove do stava lì quella specie di torretta? Però qua abbiamo finito i colpi. Niente, pistola. Olè, olio cuore. Qui mi sa non siamo andati, vero? Credo di no. Ah, invece sì, è per salvare. Allora, intanto andiamo a salvare. Dove cazzo sta? Sento, ma non lo vedo. Se ti vuoti inutilmente. No, ma qua dove stavamo prima? Oh. Senta la musica, ma non vedo. Ma dov'è? Ma dov'era la porta? Scusami. Questa non è. Eccola. Fanculo. Non fa più schifo. Mamma mia. Dove stavamo, Stefano? Stavamo. Manco Che te. bell'aspetto, fantastico. Ok. Salviamo. Guarda Ah! la porta così. Boh, sta, che sta a fa? Sta a pregare, che sta a fa? Boh, vabbè. Grammofono, come si chiama qualcosa?
andiamo a potenziarci nel mentre. E mo' abbiamo tanti potenziamenti da fare. Vediamo. Allora, che possiamo fare? Dardi per agonia. Forse vuole un po' troppi. Ci andremo dopo. Armi. No, sto riserva. Gran riserva. Allora, i fiammiferi. Abilità corporee. Ah, poi posso. Cioè, switchare pure da qui. Allora, la cadenza di tiro. E tempo di ricarica. Capacità del caricatore, sì. Bomba a mano. Che altro? Danno critico. Ok. Per il momento stiamo a posto così. Siringhe ancora non ce l'abbiamo, no? Aspetta, risalviamo. Ah no, aspetta, che salviamo? Ho rotto la Madonnina, quindi c'è una chiave in teoria. Dov'era? Qui. Sì. La prima a caso, vediamo, speriamo qualcosa di utile. Pensavo meglio, eh. Quant'è? Vabbè, 5.000, possiamo potenziarci ancora allora. Che cazzo è qua? Questa mappa è frammentata almeno quanto la città. Non fa finire di leggere, vabbè, non mi frega più niente. Ah, ok, sbughiamo qui. Allora, che altro posso fare? La precisione. Prima di tutto. Sì, anzi, sì. Altri fiammiferi perché sono importanti. Non sembra, ma sono importantissimi su sto gioco. Arpione. E basta. Sì, per il momento basta. Gli altri ce li teniamo da parte. Comunque, un bel po' di potenziamenti li abbiamo dati, eh. Che risalviamo di nuovo. Che sta a fare? Ah, addirittura proprio così. E specchiamoci. La luce che te cieca. Vai, apri tutto di violenza. Prepotenza prima di tutto. Sì, ma sti caretti io non li capisco, perché certe volte c'è. Che era? Mi ha dato qualcosa, una bottiglia. Certe volte ci puoi salire, certe volte no. Ecco qui. Aspetta, no, dov'era che c'è stata tipo una torretta? Mannaggia, oh. Pure era grande, eh. Forse devo passare qua sotto. Sta ancora un mostro incatenato. Approfittiamo, andiamo su a prendere. È rimasto un proiettile e altri fiammiferi. Ok, velocità quest'uomo.
Era uno, però. Rapidità unica. Riesci di antebuttare, se no muori. Cioè, manca solo moriamo così da scemi. Allora. Ok, stava da questo lato qui, stava, quella specie di torretta. Dove siamo qui? Sti panni. Ah, ma dove stavamo prima? Ah, i fiammiferi. Buono. Sì, ma io voglio capire un attimo. Ma dove la vedi sta torretta? Potevo mettere una scala qui però. Troppo semplice. Una curiosità, ma pure con questo qui che è in terza persona ti senti... No, non ti dà fastidio. A parte sto lontana dallo schermo, quindi Vabbè. va un po' meglio. Ok. Come si esce da sto posto infernale? Scusate un secondo, eh. Rieccoci. Scusate. Allora. Dobbiamo assolutamente scendere. Dove cazzo si scende? No, qua siamo venuti prima. Madonna, è tutto così labirintico. Ma questo non ce la fa. Ci possiamo buttare dalla finestra? Se no usciamo da qui. Sì, vai. Ah, ma questo effettivamente, ma si può aprire? No, niente, non si può aprire in nessun modo. Questo si rialza, secondo me. Eh sì, questo secondo me si alza, quindi è stato meglio così. Ok, volendo, sti sacchi possiamo... No, né romperli né dargli fuoco. Porca miseria, io devo assolutamente trovare... La Madonnina. Aspetta un attimo, però. Oh, una Madonnina. Come faccio a prenderla lì? Ah, ok, la scade di sotto. E prendiamo l'accetta. Solo sto mistero che rimane di sta torretta, che non so stato cacchio se l'ho vista, non l'ho vista, se è un'allucinazione, La sei no? sognata. Ma so sognato. Allora. Sognata no, perché... Ma qua dobbiamo fatto esplodere quello. Ma si può arrampicare sul tetto? Sì, evviva. Che altro materiale? Ah, com'è che si creavano i dardi? Aspetta.
QX? No. No, aspetta, era QRB? Dai, perfetto. Perfetto. Al massimo. Al massimo. Bene. Sì, equipaggiamo la balestra. Aspetta, intanto carichiamo la pistola. Poi, balestra equipaggiata. Prendiamo l'accettina. Prendiamo l'accettina anche. Siamo belli attrezzati almeno, eh. No, te butta. Però sì, possiamo andare dall'altro lato volendo. Che agilità. Buono, qua comunque non ci sta nient'altro, mi pare. Ah, però se posso salire sulla carrozza? No, ovviamente no. Non è che prende accettato, non si può fare No. Non la toccare. niente. Non la toccare proprio. Non la devi né guardare né toccare. Sto sta a morire. Questa c'è la mia stessa agilità. No, non è vero. Dopo due passi veloci muori. E Qua guarda vedi. che faccio sta fine. No. Qui non ce l'avamo andati, vedi. Siringhetta. Che ci facciamo immediatamente. Tac. Altra, ma ce la teniamo. Cervelletto. Spacchiamo tutto. Non si può uscire. Non si può uscire. Solo per atto vandalico e basta. Ma guarda per tutto, ci dovrebbero stare anche Madonna. Comunque, Madonna. Comunque, cioè, è proprio una cosa del creatore di Resident Evil che mette sempre sti o collezionabili o cose che ti sbloccano altre cose. Cose che ti sbloccano cose. Vabbè. Avete È capito, insomma. vero. Quello mi dà tanto di trappola. Noi stiamo a debita distanza. Adesso. Non l'ho manco vista. Fancula. Sta cazzo di trappola. Qua però vuol dire che non ci siamo venuti. Cazzo è volato. Azzecchio. Sì, è un canistro dell'acqua. Zaccagnano. Spacchiamo tutto. E basta. Senti, evidentemente col fatto che non c'è sta nient'altro da fare. Dove sono? Li sento ma non li vedo, quella cosa. Qui dentro anche non ci sono stato. No. Vai! Ok, rumori forti, vabbè, vado, aspetta che si gira per non venire qui. Ok, ora non mai più. L'agilità prima di tutto.
Beh, sta andando bene, dai, alla fine stiamo. Zitto, non lo dire. Non lo dire perché ti Io guardano. vorrei sapere sta trappola, sta cosa che cos'è, cioè che. Ma posso pure nascondere, brutte. Aspetta, che tanto si sa che si rialzano. Stanno nei dintorni, ma non mi hanno visto. Bottiglia, questo vuole sempre bere. Mi senti pure tu sti rumori? Sì. Molesti. Molto, molto. Andiamo sopra. Qua ti pare che non c'è qualcuno. Tipo la nonnina che ci aspetta. Allora, là c'è sta una porta. Qua l'hanno buttata giù. Ok. Mo' mi avvicino a se gira. No. E vai. Problema risolto. Ma occhio perché ci potrebbe stare qualcun altro nascosto. Bello quando trovo tutti sti proiettili. E mo ce ne abbiamo troppi addirittura. Siringhe. Due siringhe. Ne possiamo portare massimo due. Aspetta. Alzati. Quindi là ci stanno i proiettili, ricordiamocelo che sono un bene preziosissimo. Aspetta, qua c'era qualcos'altro. Sì. No, bottiglia. Cartucce per il fucile. No. Okay. Ma tutto caricato al massimo? Madonna. Merda, però per fucile ci serve. Non possiamo abbandonare i colpi per il fucile. Come ci è riuscito così in fretta? Una mano mi farebbe Ma comodo. vaffanculo. La prego, facciamo in fretta. Così in fretta, allora Dobbiamo ci abbiamo. trovare Leslie prima che gli Ma succeda. sti cazzi. Oddio, mica l'ho vista, che paura. Oh mio Dio. Inquietante. Ma hanno dato per dargli fuoco. Forse non l'hai presa perché sta in alto. Non posso. No, neanche. Forse devo spappolare per forza la testa? No. Quindi niente, è solo scenica. Ok. Solo per farti cagare addosso. Allora facciamo una bella cosa. Che cazzo è? Kit medico. Le grosse siringhe nel kit di pronto soccorso ripristinano una nuova parte di salute, ma hanno effetti collaterali temporanei. Il kit sono rari, ma aumentano di poco la salute massima a ogni utilizzo. Ah! Ah! Buona a sapere. Che cos'è? Esperimento numero 4. Soggetti da 4 a 13. Attività cerebrale ridotta, ma sincronizzazione riuscita. I soggetti sperimentano anche una forma di coscienza condivisa. Le valutazioni indicano una rapida degenerazione della coscienza e i cervelli si riducono a masse inerti che tendono alla putrefazione. Devo collegarmi per provare il loro terrore prima che diminuisca. Boh. Sì, ok, diciamo di sì. Allora, andiamo a prendere quello che avevamo lasciato. Forse non ce lo fa prendere, maledizione. Proiettili.
E stiamo pieni. Ricordiamoci che qui ci sono i colpi per fucile, eh. Io ora capisco sta trappola perché cos'è, aspetta. Ma che cos'è? Non c'è niente. Boh. Vabbè, quindi quello è rimasto sul tetto? Vai. Ma gli do un danco? Che devo fare? Non ho capito. Lo devi abbracciare. Che ti devo fare io? Esperienza No, medica. basta. Niente. Soggetti da 4 a 13. Non devo salire su. Velocità Ma ridotta, ma sincronizzazione riuscita. I soggetti sperimentano anche una forma di coscienza condivisa. ho capito. E niente, scendiamo. Non pare che non si può fare niente adesso. Ok, no? All'arpione, ma so pieno. Ok. Adesso penso proprio che ho esplorato tutto, tutto. Che era? Una torcia. Un momento lascio l'accetta. È rimasto solo sto coso, sto mostro qui. Dove cacchio si entrava nella stalla? Da qua. Ai ai ai. Non penso che ci possa essere. Porca troia! Ma da presa! No! Non adesso! Non adesso! Bomba! Merda! Mannaggia, perché non sta fermo? No, via. Vaffanculo. Sì, ciao. M'ha messo pure all'angoletto. Mannaggia, pa' questo! Fa due passi. Una scoppiata? Perché non scoppia più? Ma che è? Ah, questo è quello che ci ha infilato. Che cacchio era? Accendino. Sì, accendino. Era tipo. Un rompighiaccio dentro l'occhio, tipo, ci ha infilato. Allora, prendiamo il cervello da 5000. La motosega, però. Malincuore, però dobbiamo abbandonare i proiettili di fucile perché non l'abbiamo usato e stiamo così. Ok. Che era? Accettino. Ma poi in tutto questo, no? Dove se l'è messa la motosega? Meglio non sapere, meglio non fare domande.
Aspetta, però io forse ho trovato una cosa interessante, che stavo a correre come uno scemo. Però correndo come uno scemo ho visto tipo delle scale. Vabbè. Ma i maiali? Spero, spero che siano scappati. Sì, sono scappati. Credo. Sì, sono scappati, meno male. No, penso magari il pazzo che avevamo così. Che era? Bottiglia. Allora, però abbiamo trovato una cassa. Niente bombe. No! Ecco, una cosa assolutamente devo fare è aumentare la capienza del fucile. Per le cartucce. Vaffanculo. Eccola la scala. Dai, dai, forse ci siamo per sta torretta finalmente. Oh, Madonna, ci ho messo più a trovare sta cosa che non si sa. La Madonnina. E come la rompo da qui? Non posso. Colpo di pistola? Non posso. Mentre sali non ti fa fare niente. No. Che è sto coso? Accecamento. Dardo della balestra agonia. Che acceca i nemici con una luce violenta. I nemici accecati si possono uccidere da ogni direzione con una uccisione silenziosa. Buono. Devo scendere per sparare alla statua. No, eccolo, eccolo. Ok. Prima che scendiamo, ce l'abbiamo. Che è? Preso un corpo, che ha fatto? No! Porca È puzza. vivo! Incredibile! È vivo! Non me l'aspettavo, ho detto che è morto sicuro. Vai, chiave. E andiamocene via da sto posto di merda che non ce la faccio più. No, davvero, non deve correre Qui ci siamo andati? Sì. Ma dove stava l'uscita? Ah no, qua c'è la trappola. Che casino di posto. Non ti affatica troppo, non so se sia. Non so mai qua che... La motosega taglia il ferro. Magari Ma era un riprendila! incidente. Sparito. In modo Fermo! Sono reversibile. qui! Aspetti, agente, deve portarmi con lei. Detective Castellanos. Leslie deve essere laggiù, dobbiamo assolutamente Ho trovarla. capito. Boom, ecco. Capitolo 3 superato. Salva partita, assolutamente sì. Ok, ragazzi, allora noi ci salutiamo qui e ci vediamo. Boh.
Vabbè, comunque verrete aggiornati sui social. E oggi è domenica, lunedì, martedì. Allora, mercoledì sera e giovedì sera alle ore 23 che continuiamo Devil Within. E poi vi informiamo quando inizieremo anche Resident Evil Village. Perfetto, ragazzi, detto questo, lasciamo tutti i link in descrizione sotto al video. Ci potete trovare su tutti i canali social, siamo su Facebook, Instagram, YouTube e anche TikTok. Sì, siamo praticamente ovunque, basta scrivere Alpha Gamers e ci trovate. Detto questo, ragazzi, allora buona domenica e ci vediamo martedì. Sì, mercoledì, scusa, oggi non ci sto tanto, è domenica anche per me. Ok, ragazzi, alla prossima, allora. Buona domenica. Buona domenica!